nell'isola di Bornholm, al largo della costa della Svezia, leggende proliferano sugli Æsir, una sorta di semidei venuti dal cielo per civilizzare gli abitanti dell'isola danese, circondata dalle acque fredde del Mar Baltico, e si dice che potrebbero aver lasciato alle spalle una tecnologia di un altro mondo. Bornholm ospita anche uno dei siti archeologici più affascinanti del mondo che si riferisce a questa razza di giganti che ha dato origine ai miti degli dei scandinavi. Quasi 30 anni fa furono scoperti i resti di una palizzata di oltre 5.000 anni nella forma di un labirinto a Vasagard. Durante gli scavi, i ricercatori hanno individuato un pezzo di muro decorato con simboli solari che ha permesso loro di dedurre che questo doveva essere un tempio dell'età della pietra, il primo del suo genere. Una scoperta successiva sembrò confermarlo. Erano 2300 figurine di oro scolpito che mostravano strani esseri macrocefali, con solo tre dita alla fine delle lunghe braccia. Forse erano gli Æsir. Nel tentativo di aggiungere una logica, è stato ipotizzato che il luogo fosse stato destinato a un luogo di culto e che le piccole figure d'oro fossero una sorta di offerta periodica, spiega il ricercatore José Antonio Prieto. Ma mi chiedo, di che tipo di credo stiamo parlando? È stimolante vedere come gli abitanti della regione parlano ancora oggi di potenti luci nei cieli, aggiunge. La relazione stabilita da Prieto tra le luci nel cielo e gli esseri macrocefalici è stata corroborata dalla recente scoperta, alla fine di dicembre 2017, di 300 dischi di pietra scolpiti in cui sono state incise linee e simboli che ricordano un sole. Per questo motivo sono stati battezzati come pietre solari e nessuno sa a cosa servissero. Il finlandese Ole Sonne Nielsen, capo archeologo del museo di Bornholm, ritiene che le pietre dimostrino l'adorazione solare dei loro antenati. Non sorprende, perché erano agricoltori e quindi totalmente dipendenti dal sole per coltivare il suolo e mantenere la vita. Le rocce rotonde, aggiunge, sono di dimensioni diverse, ma in tutte è presente un sole rotondo con i suoi raggi. Anche questo si aggiunge ai tanti siti nel mondo che costituiscono una testimonianza impressionante ed enigmatica di un culto sconosciuto o, forse, parte di una tecnologia la cui funzione non possiamo neanche lontanamente immaginare.